Oggi in Consiglio regionale abbiamo discusso un'interrogazione molto importante che ho presentato questi giorni, interrogazione nella quale io chiedo l'utilizzo dei tamponi rapidi antigenici, soprattutto per il personale scolastico e per gli studenti. Ricordo che questo tipo di tamponi oggi viene utilizzato principalmente per coloro che in qualche modo gli operatori sociosanitari, sanitari, per quelli che lavorano nelle case di riposo, sia anche per gli ospiti. E quindi ho chiesto di poter utilizzare questo tipo di tamponi, anche che danno la risposta in 15 minuti, anche per appunto il personale scolastico e gli studenti. Uno dei problemi maggiori è c'è il fatto che comunque non tutti i medici di medicina generale riescono ad avere spazi sufficienti per poter fare in sicurezza questo tipo di test, lo stesso vale per i pediatri, e nella mia interrogazione chiedo di poter utilizzare i punti drive, cioè dove oggi i cittadini vanno a fare il tampone molecolare, di aprire questi punti drive anche i giorni in cui non viene utilizzato, proprio per invece fare i tamponi antigenici rapidi. Questo ci consentirebbe di sapere in tempi molto più rapidi, perché ci vuole un quarto d'ora, se una persona è positiva o non lo è, e quindi consentirebbe di accelerare notevolmente quello che è il tracciamento e anche in questo caso di ridurre quelle che sono le giornate perse da parte degli studenti o degli insegnanti all'interno della scuola. Questo ovviamente oggi la proposta è stata fatta per il personale scolastico e studenti, ma potrebbe essere, come dire, riproposta come possibilità anche per tutto quel personale, tutte quelle persone, quei lavoratori che si occupano a lavorare direttamente a contatto con le persone. Già il Lazio, la Liguria, l'Emilia-Romagna e il Veneto hanno, come dire, stanno facendo i tamponi, questi test rapidi antigenici a tappeto. Mi auguro che quanto prima anche la Regione Marche si adegui e possa, come dire, garantire questo servizio a tutti i cittadini marchigiani.